Dare nuovo impulso al settore dell'edilizia, che tra l'altro sta vivendo un momento anche di grandi difficoltà per i fatti che in qualche modo coinvolgono la nostra società in questo momento storico ed economico, grazie ai fondi europei che la Comunità Economica Europea ha messo a disposizione per incentivare un nuovo corso di edilizia che utilizzi al meglio le produzioni locali e anche prodotti ecosostenibili, nasce questo grande primo progetto che vede come capofila la Camera di Commercio, ma con tanti partner, sia italiani e francesi, la Chambre des Métiers francese, il Comune di Boves, la Camera di Commercio italiana all'estero ed altri partner, per dare vita a questa prima grande sperimentazione che ci auguriamo possa servire nel proseguio del nostro impegno, del nostro lavoro, a rimettere in moto un meccanismo che con la condivisione sia della Regione Piemonte e sia del Comitato Prezzi della nostra Camera di Commercio possa mettere insieme una nuova filiera di lavoro e di nuove opportunità. Gli obiettivi del progetto sono il rafforzamento delle filiere locali transfrontaliere per la produzione di ecomateriali e la loro applicazione nella riqualificazione energetica degli edifici, l'incremento delle procedure innovative di appalto in ambito pubblico, l'aumento del numero delle certificazioni ambientali come strumento per la valorizzazione dei prodotti ecosostenibili all'interno degli appalti pubblici e l'ampliamento della rete di collaborazione trasfrontaliere tra imprese nel settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni. Il cantiere che interessa la dipendenza del tetto sottile, facente parte del complesso della Camera di Commercio di Cuneo, riguarda l'efficientamento energetico del fabbricato, che verrà attuato per mezzo di un intervento di isolamento delle superfici opache del fabbricato con un cappotto e con la sostituzione dei serramenti con nuovi serramenti in legno. L'intervento di isolamento sarà realizzato con un cappotto esterno di calce, legno e canapa e con un insufflaggio in intercapedine di canapulo. Canapulo che è stato adoperato all'interno delle murature e la parte interna, la parte legnosa della pianta della canapa. Questa canapa è stata coltivata in provincia di Cuneo, è stata lavorata e abbiamo ricavato giustamente del seme per la riproduzione di nuovo della varietà e la canna, la bacchetta, è stata usufruita per l'utilizzo per ricavare il canapulo. I nostri prodotti vengono miscelati con la calce, dove l'80% della calce è di derivazione proprio locale della provincia di Cuneo e arriva dal Piasco, dalle fornaci del Piasco. Questo è un prodotto naturale al 100%, un prodotto vegetale con delle caratteristiche di altissima traspirabilità e di gestione delle condense e dell'umidità futura. Il progetto è per certi versi rivoluzionario, non tanto per l'intervento in sé, ma per la metodologia di approccio della committenza pubblica nei confronti dei temi come la valorizzazione delle filiere corte, l'utilizzo di ecomateriali innovativi, della sostenibilità e del rispetto dei criteri ambientali minimi. Parole e concetti di cui spesso sentiamo parlare che trovano nel cantiere di Cuneo una vera applicazione pratica. Dopo l'allestimento del cantiere, lo smontaggio dei serramenti esistenti, il lavaggio di tutte le facciate esterne, è stato realizzato l'insufflaggio del canapulo nella parte di fabbricato a cassa vuota. E sono stati predisposti i montanti in legno per il getto in calce canapa nella parte di edificio a muratura piena.
sono stati inoltre montati i controtelai dei serramenti in legno. A seguito della realizzazione del cappotto è stato applicato sulla totalità delle facciate esterne un termointonaco a base di grassello di calce canapa per uno spessore di circa 5 cm. Successivamente è stata realizzata la rasatura sull'intonaco, al cui interno è stata annegata la rete portaintonaco. A seguire è stato realizzato il ciclo di finitura a base di silicati. Sono poi stati piazzati i serramenti in legno di larice forniti dall'azienda Cobola Falegnameria, che ha condotto uno studio di analisi del ciclo di vita del prodotto, ottenendo la certificazione di catena di custodia per i prodotti con etichetta PFC e il certificato LCT, che testimonia sostanzialmente che il legno è prodotto e lavorato nei boschi locali con una gestione forestale sostenibile. A circa un anno di distanza dall'inizio dei lavori restituiamo oggi l'edificio denominato Tetto Sottile, un edificio del 1970 di proprietà dell'ente camerale, un edificio che oggi lo restituiamo alla città di Cuneo nella sua meravigliosa da un punto di vista architettonico, ma coniugato in quello che è il risparmio energetico e tutta la filiera che ovviamente aveva come obiettivo principale quello del progetto. Un progetto che non soltanto è stato in parte finanziato con i fondi europei, ma è stato anche voluto e incentivato proprio per permettere una migliore attenzione a tutto quello che è una filiera dei prodotti locali e transfrontalieri. Un progetto che nasce proprio con questa idea, con gli amici francesi e con le camere di commercio della Liguria. Un progetto che riguarda 4 fabbricati, noi eravamo capofila come ente di Cuneo e questo diventa un primo intervento, ma abbiamo anche la presunzione che diventi un punto di riferimento per le altre amministrazioni affinché facciano dei procedimenti innovativi e ovviamente si riesca a coniugare quello che è tutto il discorso dell'efficientamento energetico. Quindi un progetto per noi importante che ha dato vita e che può essere anche guardato da un punto di vista fondamentale per le aziende, specialmente nel settore che in questi anni ha qualche problema in più da un punto di vista economico, e quindi le piccole e medie imprese o le aziende edili che insieme alla costituzione di ATI, come è stato fatto in questo momento, permettono di portare avanti e poi di definire un progetto di questa portata. Quindi un ringraziamento va anche ovviamente all'architetto che ne ha curato la realizzazione, l'architetto Lusso, in modo tale che oggi abbiamo restituito alla città veramente da un punto di vista architettonico un meraviglioso edificio.